Quanta ragione aveva il professor Fazio, il fisico professor Fazio, che insegnava via Celoria, fisica, e che era stato il professore di mio fratello, laureato in fisica, a differenza di me, laureato in architettura. Io sono stato snobbato a lungo, perfino da mio fratello. Un giorno lo accusai. Accadde che aveva bisogno di farsi ristrutturare casa. Aveva in via Lattanzio un appartamento di 120 metri quadrati e aveva bisogno di denaro. Si era informato con la sua banca e se faceva una ristrutturazione lo finanziavano. Mi pose il problema. Io gli dissi: fratello mio, se tu la ristrutturazione la fai fare a me, la faccio io da solo e metto casa tua in una situazione tutta diversa per le pareti interne. Come per farlo si potrebbe buttando giù tutte le pareti, mettendo in posizione diversa i bagni, e poi costruendo di nuovo tutto, dal rustico all'intonaco civile e a tutto il resto. Io gli dissi: però, se tu hai un po' di fiducia in me, io tratterò le pareti di casa tua come se fossero dei pannelli, le taglierò tutte da cima a fondo. Metterò ogni parete su carrelli in modo che siano spostabili. Dopodiché taglierò tutte le pareti intere con intonaco così come sono e le sistemerò nel modo della nuova struttura, in modo tale tu non dovrai buttare giù nessun muro né ricostruire alcun muro, se ci sono già tutti. Si tratta solo di disporli in modo diverso e a quello penserò io da solo. Pazientemente io creerò i cavalletti, metterò ogni parete in equilibrio su un cavalletto e dopo io taglierò le pareti e le sposterò, le sigillerò e avrai questo che se lo facessero ti costerebbe 100 milioni. 100 milioni allora erano come 50.000 euro adesso. Tu puoi avere un finanziamento di 50.000 euro, facciamo i conti per adesso, se no non capite. Ma a te costerà quanto mi fa lui? Ti costerà 20 milioni, il che significa, dividete per due, 10.000 euro. Io facevo in modo che con 10.000 euro lui potesse giustificare 50-60.000 euro, avendo tutto quello che risparmiava come finanziamento. Ma quanto tempo ci metti? Tu da solo? 2 mesi. Quando tu te ne vai in ferie, tu e la tua famiglia, io lo faccio. Beh, non ce ne misi due, ce ne misi quattro. Lavorando da solo. Sapete cosa vuol dire?
feci una cosa straordinaria. Insomma, ebbe il suo finanziamento, sistemò le sue cose e poi gli dissi: vedi fratello, hai avuto bisogno tu, io ti ho aiutato. Ma io mi sono occupato di fisica e la fisica è la laurea tua. Neanche una volta ti sei degnato di dare un'occhiata alle cose che faccio io. Mio fratello, per essere mio fratello, mi disse: Romano, io ti ho visto appassionato e mi sono detto: ma perché gli devo togliere questa passione? Certo, non andrà da nessuna parte, però fin quando c'è gusto, perché gli devo togliere il gusto? Questo io ho pensato, mi disse francamente Benito. Dove vuoi arrivare? Non hai un laboratorio, non hai un'attrezzatura di ricerca scientifica, non hai niente di niente. Dove credi di poter arrivare? Ecco, così la pensava mio fratello, laureato in fisica. Così quando gli telefonai un giorno del 1996-97, 98, quegli anni lì non mi ricordo più bene, dicendogli: domani mattina, Benito, io ho un incontro alla facoltà di fisica col professor Fazio. Vai lì, mi disse. Sì, vado lì, perché? Ma è terribile! Guarda che quello ti mangia vivo! Stai attento, Romano, a come parli! Fammi sapere come va. Io andai in via Celoria, incontrai il professor Fazio, che delle cose mie non sapeva proprio nulla. Avemmo un incontro che durò 2 ore. Partito da zero, gli spiegai tutta la mia teoria. Ne fu colpito in un modo straordinario e concluse dicendomi: non mi sembra possibile, non mi sembra vero. Lei da solo è arrivato dove cercano di arrivare tutti senza arrivarci. Lei ha però un problema che è piuttosto grave. La sua teoria è talmente estesa e generale che si puntella un po' con tutto quanto l'insieme. Ma lei non può presentare tutto l'insieme, perché da chiunque andrà a presentare tutto l'insieme, così come ha fatto con me, lei si troverà di fronte a chi la tratta male. Non le permetteranno nemmeno di parlare. Stia attento. Lei, senta il mio consiglio, divida tutto in pezzi piccoli piccoli e cerchi di farne passare uno alla volta. E se in questa opera lei ha bisogno di aiuto, l'aiuto io. Perché vede, la fisica usa delle parole che lei non usa. Lei, architetto, usa le sue parole, ma la fisica chiama quello che lei chiama l'io, lo chiama l'osservatore. Lei dà grande importanza all'osservatore della fisica. Se non lo chiama osservatore della fisica, i fisici non la capiscono. Quanta ragione aveva il professor Fazio? Perché? E perché poi, dopo questo incontro, è accaduto che, io credo, entusiasta delle mie idee, ha cominciato a riferirle ai suoi colleghi. Sai cosa ho scoperto? Uno che... Ma chi è? Amodeo. Ah, Amodeo! E a questo punto
hanno cominciato a portare al professor Fazio le idee per come essi non avevano capito me. Cioè si attuò esattamente quello che aveva detto il Fazio come pericolo. Non mi avrebbero capito. E lui, nel preciso momento nel quale cercava di portare avanti le cose dette da me, si trovò contro lui questo muro di persone che gli davano referenze le più allucinanti. È un uomo pieno di Dio, rimanda tutto a Dio. Oh, la Cabala, lui crede alla Cabala e poi crede a tante altre fesserie, caro Fazio. Non imbarcarti in quella questione lì con l'Amodeo. Stai alla larga dall'Amodeo. Io, dopo quell'incontro, fui costretto ad andare per 3 mesi al sud, in Bassa Italia. E quando tornai, andai a cercarlo nella facoltà di fisica, ma era arrivato al limite della sua attività di docente e se n'era andato in pensione. Non sono più riuscito a trovare il professor Fazio, nonostante io l'abbia cercato, né lui si è fatto vivo, perché probabilmente è caduto nella stessa trappola in cui diceva che sarei capitato io con i suoi colleghi se avessi raccontato tutto. Perché vi dico tutto questo proprio oggi? Perché i miei 2 o 3 video che ho messo su proprio tra ieri e oggi sono così fondamentali, sono così impeccabili a dimostrare che si crede che esista la relatività generale. Però manca il criterio per cui si capisca che se ci sono 2 relazioni reciproche l'una all'altra in questa relatività generale, quando noi riduciamo tutte queste cose in potenza, la potenza è 0. Insomma, io ho dimostrato l'esistenza della relatività generale nell'assoluto. Voi capite cosa significa? Perché Albert Einstein non ha inserito la relatività generale nell'assoluto, ma l'ha riferita a una potenza il cui indice è 1, il quale convalida solo il verso positivo dell'universo. Ma se la relatività è veramente generale, allora è generale anche la corrispondenza all'universo in positivo, l'universo in negativo, reciproco. E quando esistono questi 2 reciproci, che sono tra di loro come lo scontro tra un positrone e un elettrone, paf, si annullano. Quando sono come un'onda sonora che incontra totalmente l'onda che è sincrona e è esattamente uguale e contraria all'altra, dati 2 suoni, ne esce il silenzio. Ebbene, quanto ascolto c'è di quello che vi ho detto? Basta vedere, aprite tutto ciò e scoprirete che abbiamo un mondo di persone che sono tutte molto dentro le loro questioni, ma non sono capaci di accorgersi quando nasce una idea veramente nuova e rivoluzionaria,
al punto da rivoluzionare tutto il loro modo di vedere. Non sono capaci. E io lascerò queste prove qui sul web per classificare questo mondo apparentemente creduto così pieno di capacità intellettiva come il mondo che è vissuto per anni e anni assieme a una idea veramente dimostrata e rivoluzionaria e non se ne è nemmeno accorto. Non perché non l'ha sentita. Di me sono sicuro tutti un giorno o l'altro hanno udito qualcosa, ma non hanno capito mai nulla, e non perché io spieghi male, parli male in italiano e cose di questo tipo. No, perché proprio sono preconcetti, tengono talmente forte l'idea delle cose giuste che hanno appreso che si rifiutano proprio per preconcetto a rimettere in gioco veramente tutto. Questa, cari amici, è la mia testimonianza. Il professor Fazio aveva veramente ragione. Ma d'altra parte si possono capire tutti gli scienziati, perché se mio fratello, per essere mio fratello, aveva questa concezione, dove vuoi arrivare? Non hai un laboratorio, non hai niente. Io non è che non mi sono occupato di te perché me ne frego di te, ma è stato per non demoralizzarti, Romano mio. Tu ci provavi gusto, perché dovevo toglierti questa illusione? Io ho usato soltanto uno strumento, uno solo, che avevo a disposizione. La mia intelligenza. Una intelligenza acuta, in grado di penetrare i misteri di fronte a cui, di solito, si infrange l'ottusità altrui.